tutti, Matteo, da Vedbugs. Siamo qua oggi a Monza, ci troviamo in un ex convento e ci hanno contattato per un grosso problema di cimici diretti. Voglio farvi vedere questa superstanza perché ho veramente riscontrato un grosso problema, come d'altronde sto riscontrando negli ultimi anni, 2 o 3 precisamente, e adesso farò un'ispezione di questa stanza molto infestata e vi faremo vedere degli ottimi particolari. Però prima mi sistemo un attimo perché chiaramente toccare un po' tutto, un po' casino, quindi metto sui miei guanti. Intanto, se vogliamo, vi facciamo vedere una bella cosa. Guardate questo bel muro di fronte a noi. Questo è una grossissima infestazione da cimici diretti. Cosa vuol dire? Queste belle macchie che voi vedete attaccate, diciamo queste belle strisce di sangue, non sono altro che cimici diretti schiacciate e tirate. Quindi la notte i ragazzi si svegliano, sentono pungere, scusate i problemi col guanto, schiacciano e stirano. Questo è il grosso problema, come vedete sono grossissime tracce di defecazione di cimici, tutte le prese sono state assolutamente non toccate, ma colonizzate, infestate. E un'altra cosa che voglio farvi vedere, se andiamo dietro al letto, Zoccolino. Questo è tutto Bedbugs. Attenzione ragazzi che veramente sono tantissimi. Materasso. Ragazzi, ci sono. Ci vediamo. Volevo farvi vedere quello che succede all'interno delle nostre prese elettriche. Quindi adesso andiamo a smontare e ecco qua, signore e signori, vado ancora qua sotto, ecco qua, questa è un'infestazione all'interno delle prese, come vedete come tocco si muove roba, guarda qua sul muro come camminano. Andiamo in quella sotto? Vediamo cosa succede in quella sotto? Tanto poi ci divertiremo a seccare tutto. Via. Siamo più vicini al letto, per cui se tanto mi dà tanto aiuto, che cosa c'è qua, ragazzi? Questo è una grossa infestazione. Molto, molto grossa. Esatto, è un pochino più lontano, mi può andare bene. Quindi, ritornando all'inizio, queste banane qua, è tutta roba che viene spiaccicata, esce dalla presa e tirano via, per quello siamo messi così. Quindi adesso abbiamo in ogni, penso anche in questa qua perché già la vedo tutta macchiata, è un bel casino perché da qua riescono a passare da una parte all'altra delle stanze, così sono tipo stanze di hotel per cui hanno un muro veramente sottile, la presa elettrica. Io trattando di qua rischio di fare in modo, anzi no, rischio di fare in modo che vada un po' tutto di là. Per cui niente, adesso iniziamo. E vi ho fatto vedere una bella casa, no? Interessante, non se ne vedono tutti i giorni di queste cose, no? E ringraziamo ad Andre per le immagini e adesso vi saluto da Monza. Ciao, alla prossima! Ragazzi, qua oggi sto male, guardate, ce l'ho anche tatuato oramai, sono impazzito. Ho preso questa presa, inizio a smontare ancora di più, adesso vi faccio vedere cosa facevo qua dietro. C'è il mondo in una teca di cassa. Attenzione! Olè! Guarda qua. Oh. Beh, un'infestazione bella direi. Forse una delle più belle che abbia visto, ragazzi, veramente. Prima presa elettrica aperta. Rimozione. Sfratto. Via che le tiriamo via, dai. Me ne prendo su per i miei cani che si devono allenare. Guarda qua. Ah. Vabbè, facciamo così. Ragazzi, alla prossima, che se non usciamo vivi oggi.